personale. E quindi prima di utilizzare il sistema e di essere abilitati, bisogna fare un primo accesso con una CNS, cioè con la Carta Nazionale dei Servizi, che si può trovare sulla tessera sanitaria o per chi è dipendente regionale sul badge della Regione Toscana o con SPID. Al primo accesso viene presentata una form che propone nome, cognome, codice fiscale di chi ha fatto il primo accesso. E viene richiesto l'email, il tipo di accesso, quindi organismo intermedio, ente o Regione Toscana, di lettura e scrittura, e ovviamente l'ente per cui si vuole essere abilitato. Quindi facciamo conto il settore formazione, professione di formazione continua, naturalmente organismo intermedio, settore formazione continua. Come dicevo prima, a seconda del ruolo ci sono funzioni differenti, quindi chi deve agire come organismo intermedio chiederà il profilo organismo intermedio. Se è necessario essere abilitati anche come ente o solo come ente, si può chiedere in un momento successivo. Questo perché? Perché il primo accesso è condizionato dalla richiesta che viene fatta tramite il sistema. Gli accessi successivi come posso dire, incrementare l'abilitazione della persona devono essere richiesti o direttamente a me oppure all'indirizzo che se me lo puoi scrivere all'indirizzo la vi faccio scrivere al chat che è assistenza@regione.toscana.it. Questo è un indirizzo condiviso da me e dalle mie colleghe e quindi viene risposto sicuramente. Oh, ma questa era la cosa, sì, diciamo di premessa. Poi, per iniziare, la cosa che devo dire è che il sistema è organizzato secondo una modalità abbastanza gerarchica, nel senso che ci sono alcuni passi da fare che sono passi consecutivi e che ognuno dei quali condiziona il passo successivo. E ovviamente tutto ciò nel rispetto delle regole che sono state enunciate durante la giornata. Ora, io ho fatto un accesso come amministratore, quindi le cose che si vedono con il mio accesso sono diverse da quelle che vedete ognuno, perché ho un accesso come PG, che siamo noi. Questo è l'accesso che si vede come con il profilo di organismo intermedio. Come vedete, sulla barra c'è il codice fiscale dell'utente e il tipo di profilo scelto. In questo caso è provincia scrittura, perché sarebbe il profilo di organismo intermedio. Il settore è quello del mio d'appartenenza, l'autorità di gestione. Il primo passo, innanzitutto faccio come panorama, diciamo, ci sono i tab. Questi pulsanti, ognuno dei quali corrisponde a determinate funzioni. Il tab help ha una serie di informazioni su un manuale operativo a seconda anche questo del livello con cui abbiamo avuto accesso. In questo caso ho fatto accesso come organismo intermedio, quindi il manuale c'è quello dell'organismo intermedio. E poi ha informazioni generali. Il riparto finanziario, che è quello che dicevano prima, il PAD, come vedete, è organizzato a seconda dei periodi di programmazione. In questo momento non interessa a noi, è il PR 2127. E accedendo qui e andando a vedere come assi, si vede quali sono gli stanziamenti del proprio organismo intermedio, suddivisi per annualità, per obiettivi specifici e per linee d'attività. Anche questo viene aggiornato costantemente, la versione che c'è sul sistema informativo è l'ultima versione approvata dalla. Per passare, diciamo così, alla fase operativa, una volta che sappiamo quanti soldi abbiamo, cosa fondamentale, i passi quali sono? E poi il primo passo è quello dell'avviso. Quindi, per cominciare a lavorare o ad operare sul sistema informativo, la prima cosa è l'avviso. Ora, ovviamente, gli avvisi che vengono inseriti qui sono un
posso dire, la conseguenza di atti formali, perché ha fatti l'atto di un decreto dirigenziale o con un decreto. E niente, vedete, c'è da fare l'inserimento dell'avviso procedura dove viene scelto il tipo d'affidamento. Ora io non so se devo dilungarmi su queste cose, sapete già cosa sono tutte le parti che sto dicendo. Forse tutti. Ma se dici un po' le cose, no, nel senso io non vorrei, se io penso che l'abbiano già dette oggi, no, quali sono i vari tipi di affidamento. Quando viene fatto un avviso, nell'avviso viene specificato che tipo di affidamento avrà questo avviso. Se è un affidamento bando di gara, se è un affidamento diretto, che ne so, un avviso concessorio, una gestione diretta, eccetera, eccetera. Ovviamente le informazioni da inserire lì sono conseguenza di quello che viene scritto. Niente, qui ci sono tutte le informazioni, quindi il numero dell'atto, la data, l'oggetto, la data di pubblicazione, il finanziamento pubblico, l'eventuale finanziamento privato, e se è previsto un formulario online. Previsto un formulario online vuol dire che le domande in risposta a questo avviso potranno essere presentate online, quindi verranno acquisite direttamente da chi presenta la domanda, nell'istruttoria e tutte le parti successive per arrivare all'individuazione dei beneficiari e all'assegnazione dei contributi verranno fatte direttamente sul sistema pubblico. Magari si può vedere qualcosa del genere. La seconda parte è quella tipo di costi. Il tipo di costi dipende da anche dal tipo di avviso. Non è che vorrei diffondere standard di costo, dipende dal tipo di avviso. Ogni tipo di avviso ha il proprio costo, da costi reali a tassi forfettari, a UCS, le standard di costo del UCS delle varie tipologie di intervento. Alcuni di questi, tipo dove c'è scritto massimo 7%, massimo 15%, massimo 40%, vuol dire che hanno una percentuale di calcolo dei costi indiretti forfettari variabili, che va scritta nella casellina accanto. Quindi qui, costi diretti forfettari massimo 7%, posso scrivere 7, posso scrivere 5 o 4, 3, 2. E questo cosa vuol dire? Come è stato detto, nel calcolo dei costi forfettari vuol dire se non si riesce un giustificativo di spesa di 10 euro, ci sarà un contributo del costo diretto forfettario rispondente alla percentuale indicata. Quindi in questo caso, se io metto 10 euro e c'è una percentuale del 7%, il giustificativo inserito sarà di 17 euro. Che euro. 10,70 euro. Che sono 10 euro più 7%, che sono 70 centesimi, 10,70 euro. Anche se il giustificativo è 10 euro. E quindi la pietanza per 10 euro. Poi la data di scadenza, questa è la data di scadenza, è la data che si rileverà dal bando dell'avviso, la data in cui scade il termine di presentazione delle domande e il tipo di finanziamento. Ora, nel nostro caso, qui si parla del Fondo Sociale Europeo, quindi diciamo Fondo Sociale Europeo, però possono essere anche più altre tipologie d'avviso e tipologie di fondo. Prego. Ma se per esempio un avviso si può dire più. Sì, se ne possa mettere di un. Ok, perfetto. Esempio, allora io qui non vorrei inserirlo, però vi faccio un esempio pratico, no? Se io vi metto il finanziamento pubblico 100, tipo di costi, mettiamo costi reali stamattina, Fondo Sociale Europeo, mettiamo 50 per esempio, no? Inserisci. Dopo ricordo. Dopo lo cancello. Inserisci. Ok. Come vedete rimane da finanziare 50 euro. Quindi se qui metto tipo di finanziamento statale, per esempio, inserisci, cioè Fondo Sociale Europeo e fondo statale. Ovviamente poi nella fase successiva dovrà essere dettagliato come si attivano questi finanziamenti. Quindi nel caso del
del Fondo Sociale Europeo ha scelto i reparti, il reparto finanziario. Ora qui, come vedete, ci sono tutti i reparti finanziari del mio settore, cioè della qualità di gestione, suddivisi per annualità. Quindi, prima di andare a dire io metto 50 euro sull'asse C5.3 di comunicazione dell'anno 2022, devo assicurarmi di avere la risorsa disponibile. La risorsa disponibile, come vedete, compare sotto. In questo caso ci sono 390.067.20. Io prendo un'altra novità da 2027, ho 492.498. Ora, io prendiamo la prima. Questo è un consiglio che do a tutti. Quando si cominciano a utilizzare le risorse degli avvisi, è opportuno partire sempre dall'annualità più antica, diciamo così, meno recente, per andare all'esaurimento delle risorse. E l'altra cosa è che è fondamentale, che molti non hanno ancora capito, che non c'è coincidenza tra le annualità di riparto del Fondo Sociale Europeo e il bilancio triennale. Quindi io posso benissimo prendere un impegno sul bilancio 2025 per usare l'annualità di riparto del 2022, perché non c'è una relazione, non c'è una corrispondenza univoca. Cioè i soldi che sono sul bilancio regionale non sono quelli del riparto finanziario. Il riparto finanziario è suddiviso per annualità, sono le 7 annualità del programma. Poi queste annualità di riparto verranno impegnate sull'annualità di bilancio che più che sono a disposizione, che più ci fanno uomo, se non ce lo faccio. Per esempio, l'esempio che volevo fare io era questo, se avete 50 euro, quindi da 390 a 0,67, se io vi metto 50, faccio inserisci, se si va a riprendere dal 2022, è scalato di 50, non si vede però. Poi l'altra parte, la detta era un finanziamento statale ovviamente non ha l'annualità di riparto, non ha le linee operative del programma del Fondo Sociale Europeo. Avrà una legge che ha concesso il finanziamento alla regione Toscana. Queste per esempio, vedete, sono le cose che ci sono attualmente, che sono vecchie leggi, che sono ancora con dei finanziamenti dentro. Per esempio, se io prendo il decreto di partimento, non so cosa sia, cioè il decreto di partimentale numero 1384, con la circolare allegata, metto 50 euro e secondo la presa, così che già disponibilità. A questo punto, facendo salva, io ho salvato il mio. Allora, questo volevo fare un piccolo inciso. Io so che per prendere gli impegni dal bilancio è necessario avere il CUP. Il CUP è il codice unico del progetto che viene richiesto dal bilancio per prendere gli impegni. E attualmente cosa succede? Succede che le colleghi vanno sul sito del CIPE, che è il Comitato Nazionale per la Regolazione Economica, fanno il loro logo con il loro user e password, prendono il CUP inserendo tutti i dati dell'avviso, del progetto e tutto il resto. A quel punto però possono prendere gli impegni, è vero, però a questo punto sul sistema formativo rimane molto un pezzo, perché quando io andrò a inserire l'avviso, andrò a inserire i progetti collegati a quell'avviso, no? Che saranno appunto di posso dire, delle graduatorie che delle graduatorie verranno messe, non sarà possibile per gli operatori inserire il CUP. Okay. E quindi sarà necessario scrivere a me che devo fare una manovra, diciamo, in back office anche direttamente sulla base. In realtà, il consiglio che do io è comunque inserire l'avviso. Ora, io qui sto parlando di attività dirette, non sto parlando di procedure dove ci sono domande esterne, perché in quel caso lì gli impegni verranno presi nel momento in cui io saprò cosa dovrò andare a finanziare. Non so se mi spiego. Cioè, se io sono un'agenzia formativa, partecipo un'ente qualsiasi, partecipo a un avviso regionale, faccio una domanda, i colleghi faranno l'istruttoria, nel momento in cui diranno ok, questo progetto può essere finanziato, a
che punto deve essere fatto l'atto in cui finanzia il progetto e si prende l'impegno del rispondente. In quel caso ce l'ha messo pure. Però se il progetto è già stato vietato, adesso faccio vedere in uno stato particolare, cioè il tutto può essere richiesto direttamente dal sistema informativo. Che come vedete qui c'è un tab, non so se lo vedete, che si chiama CUP, dove inserendo o il codice oppure mettendo solo i progetti che sono nello stato di finanziati, cioè che non hanno ancora degli impegni associati, facendo ricerca, in questo caso non ce ne sono, no? Non ce ne abbiamo, però qui verrebbe l'elenco dei progetti finanziati che devono essere fatti dei CUP, e facendo, inserendo lo user e la password del CIP, facendo richiesta di CUP, il sistema dovrà fare direttamente la richiesta sul sito del CIP con tutti i dati che sono stati inseriti, quindi non c'è la necessità di reinserirli nuovamente nel sito del CIP con il rischio o la certezza che i dati inseriti sul sito del CIP siano diversi da quelli inseriti sul sistema informativo. E nulla, e il CUP verrà aggiunto automaticamente al progetto. Ok? C'è qualcosa che volete chiedere? Allora, una volta inserito un avviso, vorrei prenderò uno inserito per farvi vedere. Sulla barra di sinistra, in tutte le schermate di questo sistema, c'è una barra di sinistra dove c'è tutto funzioni, che sono le funzioni collegate a quella specifica pagina dove ci troviamo. In questo caso sono le funzioni relative alle parti degli avvisi e delle procedure. Come vedete, qui si può inserire un progetto, nel caso che dicevamo prima, no? Se questo per dire è un'attività comune IRPET, io non ho bisogno di fare un avviso pubblico perché è un'attività gestita diretta, di affidamento diretto, quindi so già come si chiama il progetto, per quanto è finanziabile e tutto il resto, quindi lo inserirò direttamente io andando all'inserimento del progetto e inserendo tutte le informazioni necessarie, quindi attività selezionata, ovviamente piccolo inciso, i dati, i progetti, essendo un sistema a cascata, i dati, il progetto eredita delle informazioni dell'avviso, quindi se l'avviso è fatto in questo caso sulla linea d'attività E111A, il progetto anch'esso sarà sulla linea E111A, non solo, ma se io ho detto che la linea di finanziamento di questo avviso è la E111A dell'annualità di riparto 2022, gli impegni dovranno essere l'annualità di riparto 2022 della E111A. Perché se no nel momento in cui andrò a finanziare il progetto, cioè ad associare il progetto agli impegni che sono presenti in bilancio, non sarà possibile farlo. Quindi qui si inserisce tutte le informazioni e lo stato ovviamente che sarà possibile mettere, come vedete sono presentato, non ammesso, ritirato, ammesso, non finanziato, finanziato, non finanziato. Questo perché? Perché non è il caso nostro, perché non si erano direttamente, ma nel caso se sta un ente a presentare questo progetto, io posso scegliere in quale stato, posso dire non è ammesso perché non aveva requisiti, oppure non è finanziabile perché ho finito soldi, non lo so. In questo caso normalmente nel 99%, cioè nel 100% dei casi, lo stato in cui si mette è lo stato di finanziabile, che è quello che poi ci permetterà, come dicevo prima, di richiedere anche il CUP di associare. Qui mi hanno messo tutte le informazioni, totale finanziamento, ovviamente gli enti sarà soggetto attuatore del partner, se c'è, per ricercarlo si scrive il nome dell'ente, si seleziona il ruolo all'interno del progetto. Queste sono le informazioni che vi dicevo prima per il CUP. Tutte queste informazioni sono tutte informazioni che se non vengano inserite via e richieste tutte direttamente al CIP tramite l'applicazione, dovrete andare sul sito del CIP per inserirlo da capo. Poi quando inserite il progetto dovete inserire da capo, mi sembra una cosa ridondante. Ok. Scusi, ma nel caso che nel nostro caso, no, abbiamo
un avviso magico, poi ripartiamo le risorse nei nostri 5 settori. Per cui ogni settore fare un progetto per ogni settore. Ah, ok, perfetto. Per cui ogni avviso avrà una specie di sottoavviso, magari una cosa. Ma in realtà l'avviso è uno solo, ogni progetto, ogni settore avrà il proprio progetto. Ora io non ce la provo a ora, peraltro ho fatto anche l'altra cosa, però non vale per il Fondo Sociale Europeo, no? Perché mi hanno chiesto per il fatto per il lavoro che ogni settore può fare l'avviso per conto suo. Uguale, facciamo la stessa cosa. No. Ah, ok. No, perché come vi dicevo prima, ho fatto vedere la parte del riparto finanziario. Sì. Nel riparto finanziario, quindi nel parco, no? Il piano adattativo di dettaglio, c'è Arti, non c'è Arti sezione di Firenze, Arti sezione di Torino, Grosseto, Arti Arezzo, eccetera. Non ci sono, non esistono. Quindi non esistendo non possono emettere avvisi, non possono utilizzare finanziamenti. Okay? Quindi l'avviso lo fa Arti. Se poi la gestione del singolo intervento è fatta dall'ufficio di Firenze o da Paolo Grasso e sta Arezzo, farete un progetto di intervento di... Ne so, di orientamento, no, gestito dall'ufficio d'Arezzo, perché domani l'ufficio d'Arezzo può essere messo come parte del progetto, come gestore del progetto, ma non come organismo intermedio che gestisce l'avviso, perché non ha un finanziamento proprio. Piuttosto perplesso. Sì, perché questa modalità che il patto per il lavoro è una modalità con cui la persona avviso madre e poi ogni settore fa il suo avviso, ma è proprio la delibera giunta che ci assegna le risorse che le assegna in modo mirato. No, diverso. Per il patto per il lavoro, ma non per il Fondo Sociale Europeo, perché esatto, nel Fondo Sociale Europeo non esiste il caso sia la RDA, insomma. E anche per il lavoro cioè, dire, non c'è un soggetto, non c'è un soggetto che è riconosciuto che opera all'interno del Fondo Sociale Europeo. Il soggetto è altro, l'agenzia regionale fiscale. Ma poi la cosa è anche dove c'era, senti che il mio dirigente era sostentato. E già non si sono iniziati a aprire il cavolo che avevano 20-21 RDA. E se ne inserisce altre 5, fate voi. Dovreste avere la programmazione stessa all'interno del PAD, dovreste essere all'interno del programma a partire del mercato, che è più avanti in questo modo, fare una scelta. Avviso, e poi di avviso, cioè ogni settore avrà come soggetto. Io ho inserito, poi guarda, se ti va a vedere, io parlavo di colleghi Alfonso, insomma, tutta gente, no? Ho spiegato come funziona. Loro faranno il proprio avviso, ma potranno programmare gli avvisi, quindi i progetti, soltanto all'interno delle risorse che si stanno assegnando, si sta dando del fatto per il lavoro, del fatto per il lavoro. Già inserito, non mi ricordo se l'ho già inserito o meno, comunque l'ho mandato alla delibera dove si dice Firenze, Ciao, PNR, Luca, Ciao, esatto. Allora lì sì, ma se loro andassero a scegliere, se non c'è l'Europa, a parte non me lo fa scegliere, ma se me lo facesse scegliere, si fa, se non hanno risorse. Va bene. Allora, questo è il primo passo, quindi il primo passo si è detto sono gli avvisi. Vorrei vedere anche un'altra cosa, un'altra parte, anche per farvi vedere, prendo un altro punto meglio. Vedete, quando sono stati inseriti gli avvisi, se è stato messo il check nella parte formulario online, vuol dire che nel rispondere all'avviso tramite l'applicazione, il microfono dove è? Io non mi sento che non parlo il microfono.
Vedi se si vede Ale. Avvicino. Bene. Mi sentite meglio adesso? E alzo pure, aspetta. Alzo sì. Qui. Ok, scusate. Qui al massimo andate. Sì, ora si sente meglio. Bene. Grazie. Sento. Perfetto. Dicevo, se c'era stato messo il check del bando del formulario online, gli enti parteciperanno alla selezione, quindi risponderanno all'avviso, potranno compilare direttamente una parte del formulario, anche se stiamo lavorando all'inserimento del formulario completo, direttamente online. Come risultanza avremo che i colleghi si occupano della gestione dell'istruttoria e delle declaratorie potranno vedere tutti i dati direttamente online. Vedete, questa è io sono entrato come apprendistato in tirocinio, ho selezionato ricerca di bandi o formulario online e quelli che hanno il formulario online hanno un'icona che è l'icona del librino. Da qui si possono vedere tutti i formulari presentati alle varie scadenze. Per esempio, prendiamo uno a caso. Ora questo è già chiuso, quindi non si vedrà, ma se non fosse chiuso qui ci sarebbe nelle funzioni la possibilità di vederlo, di approvarlo, di usarlo eventualmente e comunque di valutarlo con tutti i criteri che saranno stati inviati nell'avviso. E il risultato sarà, vedete, in questo caso non ammesso, in questo caso è stato definanziabile. Se in ogni caso si è stato non ammesso, non finanziabile, i dati verranno inseriti direttamente sul sistema informativo, quindi si ritroveranno direttamente già inseriti nel sistema informativo, a seconda che siano interventi individuali, cioè voucher o progetti. Okay. Per far sì che, e questo qui mi ricollega a quello che dicevo prima ad Alessia, per far sì che l'avviso sia visibile e sia utilizzabile da parte di coloro che vorranno partecipare, è necessario inserirlo, ritorniamo un attimo all'home page del sistema formativo, nell'interfaccia pubblica del sistema. Inserendo nell'interfaccia pubblica del sistema bande attività formative oppure di buoni individuali, cioè i voucher praticamente, facendo inserisci modifica, se l'avviso è già stato inserito, vedete qui c'è già degli avvisi inseriti, oppure di recuperarli, qui vengono messi la data di pubblicazione, le finalità, le risorse, e il tipo di ente, tutta una serie di informazioni che sono nell'avviso, con anche, vedete, il finanziamento, tutto il resto, e in fondo ci sarà la possibilità di mettere anche i documenti dell'avviso, cioè proprio l'avviso, il decreto, proprio la parte proprio fisica dell'avviso. Una volta fatto salva, fino alla scadenza dell'avviso, cioè se l'avviso per dire scade il 24 luglio, fino al 24 luglio sarà possibile per chi entra nel sistema informativo e può partecipare a quell'avviso. Faccio vedere un'altra schermata che vedano gli enti. Vedete, la schermata dell'ente, cioè dell'agenzia formativa o di chi deve fare l'intervento, è diversa, ha cose diverse, ma la candidatura su banda FSE, cioè per arrivare al formulario, ha dato al formulario e facendo un sito avanti presenta progetti, ci saranno i bandi, gli avvisi che sono attivi in quel momento. Ecco, per esempio, nel PR2127 al momento ci sono questi. La formazione just in time, avviso pubblico accessione di finanziamenti, eccetera, eccetera.
e cliccando sempre sull'icona vi sarà possibile compilare il nuovo formulario con tutti i dati che sono necessari. Ovviamente, come dicevo prima, questa è solo una parte del formulario. Il formulario, in realtà, non so se per hanno parlato stamane, ma è un documento abbastanza complesso, sono 60-70 pagine, tutte le descrizioni, tutti i contenuti. Stiamo lavorando per riportare anche quello online, in maniera tale da non dover più fare presentare questo allegato più corposo, scusate, gioco le parole, come allegato. In questo caso, qui per il formulario, è la prima parte del formulario. Una volta compilato tutto la sezione A, se non mi sbaglio, una volta compilata la sezione A, c'è la possibilità di allegare sia i documenti richiesti, sia il formulario vero e proprio con tutte dentro i propri notti. Scusate un attimo, mi interrompo, no? Questo ci sedeva, sono andati via gli di arti, quando ritorno. No, che volevano fare gli avvisi per ogni settore. Ho detto, guarda, c'è il mio dirigente, se riuscirà a convincere lei, per me non ci sono problemi. Credo la cosa sia possibile. Insomma. Gli avvisi per ogni settore, no? No, io ho detto che per il Fondo Sociale Europeo il soggetto unico è Arti, Regione Toscana. Se l'Arti è Arti articolato in 5 sezioni territoriali, 5 sono, se non mi sbaglio, sezioni territoriali, per noi non esistono le 5 sezioni territoriali, ci sono l'articolazione del soggetto che è Arti. Quindi se viene fatto un avviso, l'avviso sarà di Arti e l'articolazione territoriale, nel migliore delle ipotesi, saranno gestori o partner del progetto, ma non possono emettere avvisi propri. Quello diceva loro, cioè, ma noi si mette avvisi propri, non in questo caso, perché per il patto per il lavoro, priori se l'ha detto, perché è una cosa particolare. Per il Fondo Sociale Europeo non esiste, perché realmente... Il Fondo Sociale, loro, la dotazione finanziaria, certo. No? Perché non si funziona avendo ogni attività la sua dotazione finanziaria, sì, che sì. È data dal patto. Quindi, ovviamente, in base a quella dotazione finanziaria, poi viene tutto di conseguenza, il monitoraggio, la domanda di pagamento, quindi ovviamente su quella dotazione, di quella linea di attività, per noi referente a... Sono cinque avvisi di arti. Lei ti mette dentro 5 avvisi di arti, va bene, loro usciranno effettivamente con 5 avvisi. Io farei attenzione a fare queste cose, però, se mi permetti, perché se l'atto è firmato da Grasso, poi diventa difficile avere la dotazione, non è di Grasso. Grasso no, lui andrà a togliere dalla dotazione generale. No. Ho capito, ma è come se i soldi sono tuoi, l'avviso lo faccio io, il vettore ha fatto un avviso con i soldi della Aristi. Ma Grasso fa sempre parte di Grasso. È legato a... Cioè, fate come volete, io ho messo... Non dite non ve l'avevo detto. Va bene, fatto questo, abbiamo visto l'inserimento dell'avviso, le due possibili modalità di inserimento di progetti, o direttamente nel caso ci siano avvisi che lo prevedano, oppure il trasferimento dai formulari inseriti dagli enti una volta fatta la graduatoria e l'istruttoria dei progetti. E quindi il passo successivo è il progetto. I progetti, come vedete, possono essere in vari stati. Scusate, posso chiedere una cosa? Hai detto una cosa riguardo il fatto che stanno lavorando per evitare che ci sia l'allegato del fondo, sapete che è allegato, ma inserendo direttamente il documento. E in altri del formulario del fondo, cioè, formulario di... Perché allora io, se volete, faccio un po' di... una piccola storia, no? Non è che mi dilungherò troppo. La scelta è stata fatta diversi anni fa ormai, quando si disse facciamo il formulario online, era quello di fare un prodotto più leggero, perché se devo far mettere 70 pagine online all'operatore che comprava il progetto, le maledizioni mi sarebbero arrivate da tutte le parti del mondo. Quindi abbiamo fatto una parte leggera, che poi
sentire molto né leggera tanto neanche quella, vabbè, per consentire di... Leggera perché non sapevano quell'altra. Sì, appunto, no, l'altra, però l'altra potendola fare in locale con strumenti tipo Word, fogli di scrittura eccetera, uno se la fa come gli pare. Se la se dovevamo farla compilare online, uno doveva stare collegato 6 ore, che ne so, magari non era possibile per la strumentazione tecnica dell'epoca. Ora si è presentato un problema, poi la finisco io, insomma, no? Che a mio parere, sto quasi convinto tutti, va tolto di mezzo Seaford. E non so che voi magari una cosa non vi interessa, ma Seaford è la procedura per la gestione dei corsi riconosciuti, che è stata ereditata dalla provincia, è un'applicazione ereditata dalla provincia di Firenze che dà problemi, che dubbia le informazioni, perché una volta io ho fatto la procedura su Seaford e poi la devo riportare una cosa sul sistema informativo. Quindi l'idea mia, che poi è stata condivisa, era di fare un formulario unico che comprenda tutto, parte riconosciuti, finanziati, eccetera, venga messo online, e quindi si elimini un'applicazione e quella di Seaford e si dia lo strumento per presentare tutto direttamente online. A questo verrà affiancato una cosa che stiamo realizzando con il progetto finanziato dal CONGOV, che è una gestione del documentale della regione toscana, per cui i documenti non verranno più memorizzati sulla base dati del sistema informativo, che dove occupano spazio, rallentano il sistema e tutto il resto, ma sul sistema documentale, dove potranno essere recuperati così, in lo tempo, cioè senza una scadenza temporale, e soprattutto velocizzeranno le operazioni, perché sul sistema, sulla base dati, non ci sarà più il documento di 70 pagine che pesa 12 mega, ma ci sarà un link che diceva farla cercare da un'altra parte. Ma questa cosa che state inserendo, la raccolta solo la formazione, si può ampliare a me è per tutte. Formulario unico. Sì. Ovviamente se non mi fa la solita domanda, se il formulario unico, se ci sono 200 informazioni, ma a te ne interessa solo 50, e ne metti 50, giusto? Perché tanto la domanda è che c'è formulario, io non lo so. Ci provo sempre. No, io che lo so, ho capito, ma non può... guarda, già se non so se hai visto il nome di formulari, ce ne sono già 7-8 tipi, che c'è i tirocini irregolari, i tirocini extraregolari, i voucher aziendali, i formulari, c'è già un'infinità, già ci si perde, quindi sarei per unificare. Comunque, dicevo, nel menu di progetti c'è la possibilità di ricercare progetti per codice, sapendo il numerino del progetto, oppure per i parametri, per l'annualità del progetto, per il tipo di finanziamento. Ovviamente ognuno ricerca il proprio, nel senso, sono entrato nel settore autorità di gestione, come vedete questa è un'informazione non modificabile, quindi quelli che vedo io sono soltanto progetti del settore autorità di gestione. Posso vedere il settore istruzione, di arti o di un altro RDA. E niente, quindi poi solita cosa, facendo ricerca si trovano tutti quelli non c'è niente, perfetto. Tutti i progetti del programma 2014-2020 in questo caso, indipendentemente dallo stato. Come vedete, le opzioni sono generare un file PDF, anche queste sono opzioni e sono comuni a tutte le schermate di interfaccia del sistema, quindi le informazioni potranno essere estratte o in formato PDF o in formato CSV, qui c'è scritto Excel, però chi non ha Excel e quindi non fa la conversione automatica, sono formato in CSV, cioè in testo con una separata, cioè testo con separatori. Normalmente i programmi tipo Excel appunto li traducono direttamente, nel caso basta salvarlo e fare importa tipo da LibreOffice, eccetera, portare un testo con separatori. E comunque qui ci sono tutte le informazioni che possono essere utili per lavorare, per scopo. Quindi sono progetti. L'intervento individuale è la stessa cosa, l'interfaccia analoga, sono i parametri di ricerca, anche qui file Excel,
le file PDF, eccetera. La parte sottostante agli avvisi, sottostante a progetti, è la parte delle attività. Allora, questo sistema in realtà è nato come un gestore di attività formative, quindi fondamentalmente risente della genesi di questo sistema, quindi molte informazioni sono legate alla nascita del sistema, quindi sono legate alle informazioni perché ci parlava fondamentalmente di corsi, cioè di attività formative. Ovviamente si gestiscono anche attività che non sono formative. La cosa che però sottolinea è che per ogni progetto deve essere presente almeno un'attività, perché nell'attività ci saranno dei dati quantitativi che non sono presenti nei progetti e nell'avviso. Cosa voglio dire? Voglio dire che la scelta che abbiamo fatto è stata quella di fare una separazione tra le rilevazioni, diciamo così, economico-finanziarie e le informazioni di tipo statistico o quantitativo. Quindi la spesa, il finanziamento, i soldi, le economie, sono informazioni del progetto. Le informazioni, quanto è durato l'attività, quanto allievi, se c'aveva allievi, o qualche attività è stata fatta, dove è stata fatta, in un posto diverso, eccetera, eccetera. Informazioni quindi quantitative sono collegate alle attività. Ci sono attività formative, ci saranno gli allievi, le tipologie di corso, eccetera, e tutte le informazioni necessarie per gestire la fase successiva. Sia le UFC, perché nel caso dove ci siano le hosti standard, le UFC sono collegate all'attuazione dell'attività, per quanti allievi sono stati formati, sono state svolte e così via. E poi successivamente, una volta raccolte le anagrafiche dei partecipanti, anche al rilascio degli attestati, se l'attività lo prevede. Devo scollegare. Ok, quindi le attività, sono altre funzioni, cioè per dire gli allievi destinatari sono per gestire l'anagrafe delle persone, quelli dei docenti per gestire l'anagrafe dei docenti. Non so cosa si è visto. Io poi altre cose, parlando dei progetti, prendiamo per esempio un progetto, a caso. E per ora si è parlato di come inserire un progetto. La gestione, cosa prevede la gestione per dire di un progetto? La gestione di un progetto prevede parte della tenuta dell'inizio, della fine, eccetera, eccetera, ma soprattutto la parte, come dicevo prima, della parte economica. Quindi, se vedete, come al solito, notate che sulla parte sinistra c'è il menu delle funzioni, nella parte destra c'è il dettaglio di quello che è stato inserito. Quindi, soggetto attuatore, l'attività collegata, tutte le caratteristiche del progetto, e dati finanziari, cioè il preventivo di spesa che andrà inserito, perché senza preventivo di spesa non sarà possibile poi successivamente inserire le spese trimestrali. Una volta che il progetto ha inizio e cominciano a... Io ora non so bene le modalità, mi sono state dette, magari quelle vecchie erano all'inizio del progetto veniva erogato il 40% all'inizio, in anticipo. Poi successivamente, una volta che vengano sostenute, effettuate le spese devono essere monitorate. Noi facciamo un monitoraggio trimestrale, quindi ogni 3 mesi facciamo il rendiconto, così si chiamano rendiconto, che non è un rendiconto delle spese effettuate in quel trimestre. Allora, se voi vedete nella parte di funzioni della sinistra c'è una parte giustificativa. Ovviamente, siccome la parte di inserimento dei giustificativi non è dell'organismo intermedio, ma è dell'ente attuatore, noi li possiamo solo vedere. Ora in questo caso non so se ci saranno. In questo caso non ci sono spese. Se ci fossero spese non le potremmo vedere e le potremmo validare.
perché se vedete qui c'è lettere e progetti, gli estremi, qui c'è la possibilità di vedere le spese e di validarle una volta che la validate lettere. Perché anche qui c'è una, posso dire, un comportamento a cascata, quindi l'ente il livello più basso, questo va dalla rovescia, l'ente il livello più basso, perché l'intermedio è l'autorità di gestione. L'ente più, il lavoro in questo caso non parte dall'alto, avviso, progetto, attività, ma parte dal basso, quindi l'ente inserisce le proprie spese, le controlla, le valida, inserisce le immagini, i PDF delle immagini, i PDF delle pietanze, se quando l'inserimento stava fatto correttamente lo valida, a quel punto può fare la rilevazione trimestrale. A quel punto inserisce, entra in gioco, ecco qui ci sono delle spese, le faccio vedere. Vedete qui i giustificativi, vedete? Io che sono organismo intermedio posso vedere il giustificativo, una busta paga, posso vedere l'immagine del pietanzamento e l'immagine delle... Vedete, questa è l'immagine del busta paga che c'ha fatto, no? C'è fatto caso. Vabbè, una cosa vecchia. Vedete, questa è l'immagine, è stata caricata, la dimostrazione che il pagamento è stato effettuato, che questo è il pagamento. Ovviamente dall'altra parte ci sarà la pietanza. Questa è la pietanza, lo stesso la sto a far rivedere. Quindi tutti i controlli che verranno fatti sulle spese dichiarate verranno fatte con un desk, cioè non è importante che voi riceviate una copia fisica, perché questa è l'originale in formato di una originale. Una volta è stata fatta questa operazione, e cioè la validazione dell'ente e la creazione della rilevazione trimestrale, che è questa qua, il passo successivo, cioè questa qui è una dichiarazione trimestrale del secondo trimestre 2023, di cui la scadenza era oggi è il 13, era ieri, era l'ultimo giorno per presentarla. È stata presentata, quindi il passo successivo della gestione sarà quello di andare a controllare e validare questa spesa. Una volta che questa spesa sarà stata controllata e validata, tutto andrà nelle, la faccio vedere, quindi nella rilevazione della spesa, genera la rilevazione della spesa, te l'ha detto, secondo trimestre. Qui ci sarà il riepilogo di tutte le dichiarazioni trimestrali degli enti, dei progetti, quindi dei progetti, quindi degli enti che hanno fatto la rilevazione trimestrale. E come vedete hanno dei pallini che hanno un colore diverso a seconda dello stato in cui si trovano. Questo pallino giallo vuol dire che questi giustificativi che componevano questa la rilevazione trimestrale del progetto 304-840 sono state validate. Però fino a che non sarà fatta il fine valida, questo pallino non diventerà verde. Quando tutti i pallini saranno verdi, diventerà verde anche questo V, che è quello generale del trimestre, a che punto si può fare la chiusura definitiva, il trimestre viene chiuso e non sarà più possibile intervenire. E a quel punto lì l'autorità di gestione vedrà tutte le come loro vedono, come l'autorità, come l'organismo intermedio vede le chiusure di tutti i progetti, l'autorità di gestione vede le chiusure di tutti gli organismi intermedi. E a sua volta va a fare la misura amministrativa. A quel punto lì, poi vabbè, una cosa che non mi riguarda, insomma, per aver elaborata la domanda di pagamento, faremo la trasmissione ai CRU e dei dati della rilevazione e così. Lo trasmettiamo all'autorità. Questa è una cosa, non sì, che tocca solo per dare di gestione. Per concludere. Sì, per avere l'iter, praticamente viene mandata la nostra autorità di certificazione. Sì. Io ho detto all'inizio. Di nuovo in realtà non stiamo a fare noi. L'ho detto all'inizio, vedete, come vedete, i ruoli sono quelli che interessano a voi, sono fondamentalmente provincia, scrittura, è quello di organismo intermedio, è quello di ente.
perché nel caso a volte ci sono, per esempio anche nel nostro caso, no? Abbiamo dei progetti in gestione diretta per cui l'operazione dell'ente vengono fatte direttamente da noi. Quando uno fa gare, affidamenti. Sì, diciamo, se io per dire affido del progetto che vedevamo prima, affidato affidamento ad Arti, a Irpet. Irpet è semplicemente un soggetto a cui ho affidato un incarico, come avessi comprato un chilo di pane dal fornaio, no? Quindi Irpet mi farà la fattura, ma la fattura la farà a me. Quindi io dovrò cambiare il mio ruolo da organismo intermedio a ente di appartenenza, inserire giustificativi, farmi inserire le pietanze, perché il pagamento lo faccio sempre io come settore, e quindi un ruolo diverso. Gli altri ruoli sono quelli dell'ADA, che sarebbe l'autorità di audit, che ha delle funzioni proprie, l'autorità di certificazione, che è l'autorità che fa la domanda di pagamento e fa controlli sui pagamenti, e poi vabbè, quello di ruolo di revisori, sono i revisori contabili a cui verrà c'è una gara, servizio esterno, di supporto, di revisione dei rendiconti, e allora in quel caso loro entrano e validano, magari dice, fanno il loro lavoro con il loro ruolo, giustamente, non con quello di RCP, ma con quello di revisore esterno. E quindi viene tracciato quello che fa il RCP. L'altra cosa si può fare sui progetti, se non ve l'ho fatta vedere, che è una cosa molto simpatica, che sarebbe l'inserimento delle checklist, che a seconda dello stato del progetto, a seconda del ruolo che avete all'interno dell'organismo intermedio, se RCP o gestione o cioè gestione RCP, sì, me ne manco un'altra. No. Ah, in base al ruolo ogni tipologia di progetto ha una checklist diversa, vedete, tempi determinati, controllo pagamento, missione, gestione centralizzata, è una fase, quindi fase d'avvio, di realizzazione. Sì, che sono le checklist richiamate nel CGE, cioè sì. Questa cosa qui fa da sfondo a quello che diceva. Sì, no, dicevo, tutte le funzioni che sono state esposte nel CGEO vengono realizzate tramite il sistema informativo. Poi l'altra cosa che sarebbe opportuno fare è tenere aggiornato il sistema informativo con i movimenti contabili. Ora, in questo caso, gli impegni per forza, perché se non vengono inseriti gli impegni che sono coerenti con l'importo del finanziamento e del costo del progetto, il progetto non è possibile passarlo a finanziare, quindi non è possibile gestire. Le fasi successive, vedete, cioè tipo quando viene fatta una liquidazione periodica, oppure quando siamo in conclusione viene fatto il saldo o un'economia, eccetera, sarebbe opportuno per essere registrato in tempo reale, in maniera tale da avere sempre la situazione sotto controllo. Perché dico questo? Perché se io ho sull'asse di finanziamento, un finanziamento di 1 milione di euro, ho impegnato tutti i 1 milione di euro per finanziare i miei progetti, però a un certo momento io ho delle economie e voglio finanziare altri progetti. Se io non inserisco le economie sul sistema informativo, dal monte delle risorse non viene detratto il totale delle economie. Quindi, come se non avessimo risorse, anche se in realtà poi dai miei conteggi di bilancio mi risultano, che ne so, 100.000 euro di economie. Però se non vengono riportate sul sistema informativo, non vengono scalate dalla disponibilità, dal monte del reparto finanziario, e quindi non tornano a disposizione per la gestione del sistema. Ora, io non direi molte altre cose, anche perché poi mi rendo conto che da stamattina alle 9 siete martirizzati da noi, quindi eviterei di darvi il colpo di grazia. Io direi, se volete fare le domande anche da remoto, ben volentieri io rispondo. In ogni caso, come dicevo prima, nell'ELP c'è scritto passo per passo quali sono le procedure da fare a seconda del ruolo. Io e la mia collega Collotta, la mia collega Gavurri, che ci occupiamo direttamente del sistema formativo, rispondiamo a tutte le domande, anche se necessario siamo disposti a incontri anche in video e remoto per approfondimenti o per prove o per l'avvio delle attività che non avesse
cognizione, cognizione di opera per la prima volta che inserisci. Sì, sì, per la prima volta che avviso. Abbiamo fatto un po' per tutti, per tutti. Io questo soprattutto per i popoli, che ripeto, io non so bene quelli c'è. Nuovi che magari non hanno mai inserito. Non so bene chi c'è ora in giro, quindi mi nascondo. I sopravvissuti. Saranno distrutti. Se c'ero io ero già morto un paio d'ore fa, quindi mi immagino anche perché guarda, infatti un'ora sono qui, sono già sul corso. Vabbè, ora oggi qui sono stati proprio più. Non lo so, se ci sono domande bene, se io vi ripeto, altrimenti potete contattarmi, se ne parla anche in video, si fa delle prove, eccetera, eccetera. Sì, Alessandro, tu sei iscritto allo studio, ciao. Mi senti? Allo studio, ciao. Sì, ciao. No, allora, per quanto ci riguarda, insomma, la gestione, appunto, noi bisogna ancora inserire il vecchio bando. Noi necessariamente ci dovremo sentire perché, insomma, è una cosa completamente nuova per noi, per cui dobbiamo un po' capire. Non ho capito il scusami, serve. Dell'azienda. Mi senti? Prenotato per inserire un nuovo bando, ho capito. Mi senti o no? Molto male perché c'è un audio che fa veramente pena. Aspetta un secondo. Dello studio universitario. Aspetta un attimo. È l'azienda di SU, Alessandro. Perché è nuovo, sono anni a lavorare con lui. No, probabilmente no, lui no. Dice nuovo. È per la gestione delle borse di studio con l'UCS. Cioè prima non avevano l'UCS, erano voucher. Ma l'UCS viene solo, ho capito, va bene. Però, ripeto, no, state attenti, quando si parla di UCS in realtà non è un cambiamento fondamentale perché è semplicemente il cambiamento del metodo di calcolo del finanziamento e del successivo rendiconto. Quindi noi abbiamo già inserito tutte le modalità di calcolo, quindi automaticamente nel sistema quando verrà fatto l'avviso e tutto il resto vedrete già le modalità di calcolo corrette. Comunque sia, questo non è che preclude il fatto che ci si veda, se ne parli. Va bene. E io la prossima settimana sarò in impegno. Ok, va bene. Grazie. Ecco Alessandro, ciao, sono Sandra. Ciao. Visto che la prossima settimana sei in ferie e fai benissimo, io ti volevo invece preannunciare che nei prossimi giorni avrei avuto bisogno di cercarti perché noi ma c'è Angela Collotto e Luisa Capurri. Bene, allora si parlerà tra donne, se sei d'accordo. Anzi, come se approfittate. Come se parlaste con me, anzi meglio. Benissimo. Ci hanno più pazienza. Sono loro, secondo me conviene. Ti ringrazio, benissimo, allora buone ferie. Grazie, cara. Beh, allora direi che se non c'è più nessuno e non c'è più domande. 11:59, quindi era previsto le 4, quindi siamo stati perfetto orario. Okay. Io ringrazio tutti chi ha continuato a seguire online, insomma, chi in presenza, è stata una giornata impegnativa. Insomma, so che comunque ora mi spiace stamani, sono dovuta andare via a fare ore, però mi hanno detto insomma, che è andata bene, si è avuto dei riscontri positivi. Spero che vi sia stato utile. E insomma, poi ora. No, non vi capivate da voi. Insomma, sono sempre a disposizione, salvo che insomma, noi abbiamo una serie di impegni, però insomma per quanto possibile si cerca di dare una risposta e no, lui diceva che l'inserimento pensiamo anche a un percorso insomma da fare appunto poi dalla poi anche con la formazione anche più strutturato magari gruppi più piccoli oppure per tematiche insomma, questo era un po'. Ovviamente abbiamo toccato tanti argomenti, però come avete visto poi invece tra loro erano anche collegati, perché stasera l'intervento di Alessandro ha ripreso le cose che si erano dette questa mattina sul CICEPO, quindi penso che insomma ci tenevo che fosse data questa un po' questa visione d'insieme, questa panoramica e vabbè sono sfocata. Sì. Va bene, e allora buon lavoro a tutti, buone ferie per chi...
fare. E... grazie mille. Grazie, 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 grazie a tutti. Ciao, ciao. 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 Lavoro. Grazie, ciao, ciao a tutti. Scusate, le slide le mandate via mail. Arrivederci. Le slide le mandate via mail. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci, grazie a tutti. Quando chiudi, aspetta. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci.